niente potrà mai separarci dall'amore di Cristo, il nostro Signore. Alleluia. Abbiamo letto l'inizio che dice: che diremo dunque a queste cose o davanti a queste cose? Aveva parlato prima della vita nuova sotto la grazia, aveva parlato dell'opera dello Spirito Santo in noi, su di noi, del conforto di gloriosa speranza dei figlioli di Dio, aveva così edificato i figlioli del Signore. Ma ora vuole culminare il discorso dicendo: vogliamo dare una risposta? Vogliamo dare il giusto senso a quel che crediamo? Gloria a Gesù. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? È qui che uno si siede e riposa. È qui che andiamo a letto in santa pace. È qui che non siamo più solleciti. È qui che ci abbandoniamo totalmente nelle mani di Dio. È qui che diciamo: amen, gloria al tuo nome, tu sei il mio Dio. È proprio qui che sappiamo perdonare. È proprio qui che siamo ricchi. È proprio qui che abbiamo tutto e non ci manca proprio nulla. È proprio qui che abbiamo qualcosa da dire del nostro Dio. È proprio qui che ci sentiamo di cantare. È proprio qui che preghiamo con una fiducia ferma, stabile nel Signore. È proprio qui, fratelli, che non abbiamo paura dei terremoti, non abbiamo paura delle guerre, non abbiamo paura della fame, non abbiamo paura della persecuzione, non abbiamo paura di chi ci fa ingiuria, non abbiamo paura di chi ci toglie il nostro. Gloria al Signore. Abbiamo il nostro tutto in Cristo Gesù, il nostro amato Salvatore. Che diremo dunque a queste cose? Datevi una risposta. Sì, leggetevi tutto il capitolo 8 e dopo venite alla conclusione e cercate di vedere che cosa dovrete dire davanti a quelle cose. Parlo anche della risurrezione, che avverrà per lo Spirito dell'Eterno. Sì, ha parlato anche del nostro trasporto nel cospetto di Dio per vivere eternamente con Lui. Abbiamo un posto riservato lassù nei cieli. Che diremo noi mentre stiamo qui sulla faccia della terra, andando e venendo, dovendo sopportare tante, tante brutte situazioni in casa, magari in chiesa nei dintorni e in tanti altri posti dove siamo veramente portati a piangere? Gloria a Gesù. Noi con questa parola tiriamo le somme. Alleluia. Nel nome di Gesù tiriamo le somme. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Gloria a Gesù, abbiamo la certezza della sua protezione, della sua presenza, della sua salvezza, della sua provvidenza. Gloria a Gesù. Benedetti Dio. Oh, che nessuno mi faccia torto se qualche volta salto come vitello di stia. Gloria a Gesù. L'apostolo dice: io so in chi ho creduto. Sono convinto che il mio Dio mi ascolta. Io so che l'orecchio dell'Eterno è attento al mio gridare, e di notte e di giorno.
Gloria a Gesù. Perché piange? Giustamente qualcuno mi fece notare che quando uno testimonia non deve piangere. No, non deve piangere. Ah sì, qualcuno dice piange di gioia. Gloria a Dio, piange di gioia, sì, ma non mostrare tristezza. Glorifica il tuo Dio. Benedici l'Eterno. Magnifica il suo nome. Fai sentire la tua voce dalle terrazze e annunzia la grazia del tuo Dio, dell'Onnipotente Signore che sta al tuo fianco. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Il Signore Dio ci ha donato Gesù. La persona di Gesù. I pittori lo dipingono e cercano di dargli un'immagine. Magari il predicatore cerca di descriverla. E tanti altri usano la pietra, il legno, lo scolpiscono. Ciascuno vuole vedere e toccare. Vuole crearsi qualche cosa. È come se volesse vivificare il rapporto, la relazione con lui. Ma non si fa attraverso queste cose. V'è una sola via. Ed è l'osservanza della parola. Chi mi ama osserva la mia parola. Io e il Padre mio l'ameremo. Verremo a lui, faremo dimora in lui. E ci manifesteremo. Ed eccoci qua. Se il Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se il Dio è dentro di noi, come non ci aiuterebbe? Eh? Ci aiuta, ci soccorre, ci parla, ci consola. È con noi. Abbiamo il suo calore. È detto qua, se ci ha donato il suo figliolo e l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli tutte le cose con lui? Ma quali sono tutte le cose con lui? Gesù è stato donato, è stato ucciso, è stato posto sulla croce, poi è stato sepolto, ma gloria a Dio, in ogni cosa il nostro Signore si è manifestato come vincitore. Alleluia. Ha rotte le ritorte della morte ed è venuto fuori in libertà. E oggi la tomba è vuota. E noi guardiamo non più per piangere, ma per glorificare il nome del nostro grande Dio, mentre guardiamo che la sua tomba è vuota. Anche la nostra tomba è vuota e dovrà rimanere vuota. Gloria a Gesù. E non parlo di quella che si scava al cimitero. Benedetto il Signore, alleluia, che la nostra mente si apra e che la nostra fiducia vada all'Eterno e che la nostra base possa essere data da Dio. Gloria a Gesù, ed essere piantati, fondati e stabilmente fermi, lodare il nome e benedire il nome del nostro grande Dio tutto il tempo del nostro pellegrinaggio. Gloria al Signore. Quali sono le cose che Gesù ha? Come non ci darebbe tutte le altre cose con Lui? Com'è Gesù? Come si comporta Gesù? Come vede Gesù con i suoi occhi? Come ascolta Gesù con le sue orecchie? Come si muove Gesù con i suoi piedi? E come tocca Gesù con le sue mani? Gloria a Gesù! E tutte le cose che sono di Lui sono anche nostre! Gloria al Signore! Come non ci donerebbe tutte le altre cose con Lui?
Gesù cammina, Gesù marcia, è impavido, è stabile, è fermo, non ha paura nemmeno quando gli eserciti di Satana vengono contro di lui. Gloria al Signore. E io sto parlando del Cristo che si muove con noi, che vuole si riporti la vittoria che lui riportò, ed è con noi per condurci, e ci sta conducendo, e noi stiamo marciando con lui. O voglia il Dio che nessuno si smarrisca dalla via, e che tutti possano marciare con Cristo Gesù il Signore. Non deviare, non andare altrove. Alleluia, fermati, cerca di vedere che i suoi passi siano toccati dai tuoi piedi. Gloria a Gesù. Gesù. Gesù ha la certezza. Tu devi avere la certezza. Gesù non temeva la morte. Tu non devi temere la morte. Questo è quello che lui ha, quello che c'è in lui, come guarda, come ode, come sente, tutte le cose con lui. O non posso io accettare una figura, un'immagine o una statua, se vogliamo. Non posso accettare un qualche cosa che parli di lui, di una certa sua forma. Io voglio sapere quello che sta dentro Gesù. Quello che sta dentro di Gesù voglio sapere. Io voglio avere quello che c'è dentro il mio Signore. Gloria a Gesù. È spirito? Gloria a Gesù. Ma non possiamo finire qui di discutere dicendo è spirito? Anzitutto lo spirito può essere ricevuto. Alleluia. Ma che cosa ha lo spirito? Che cosa ha Gesù? Che cosa tende a fare Gesù? Gesù va davanti al morto e dice non temete. Non è morto, dorme. Gloria a Gesù. Va davanti alla tomba di Lazzaro e dice non temete, risusciterà. Gesù è categorico. Non tentenna. Il suo parlare è sì ed amen. Non ci sono se ma e così via. Gloria a Gesù. La sua parola è ferma. Non c'è titubanza in lui. E il Signore domina su tutte le situazioni. Domina sulla tua situazione, sulla mia situazione, sulla situazione di tutti. Domina Gesù. È al di sopra di ogni nostra necessità. Egli può provvedere, non importa che tipo di provvidenza hai bisogno. Gloria al Signore. Ci ha dato il figliolo, non ci donerebbe egli tutte le altre cose con lui? È carico di virtù. Gesù è carico di virtù. Allora con lui riceviamo anche le virtù. Gloria a Gesù. Il tocco della sua mano è miracoloso. Ma quanto abbiamo creduto che il Signore Gesù tutti i giorni ci tocca? Oh, tanti lo toccavano e non ricevevano proprio niente. Qualcuno veniva di dietro e riceveva guarigione. Virtù è uscita da me. Alleluia. E questa sera è la stessa cosa. Tu puoi toccare la sua veste e far scaturire dal suo corpo la virtù necessaria al miracolo che stai aspettando. Gloria a Gesù. Come non ci donerebbe tutte le altre cose con lui? Gloria al Signore. Alleluia. Qualcuno disse, raccontando una storia, e si tratta di uno storico, che racconta le storie più vecchie che ci siano, si è documentato in tante maniere, fatto delle scoperte archeologiche, ha trovato dei manoscritti,
ha letto la storia di San Giovanni quando lo volevano mettere dentro la pentola bollente e di là poi un fulmine distrusse la piattaforma e rovesciò anche la pentola. Questo dice la storia, ma non voglio fermarmi qui. Qualcuno, guardando Giovanni mentre passava, e noi apprendiamo dalla scrittura che era l'apostolo dell'amore, dice lo storico che chi lo guardava in faccia non rimaneva lo stesso. Oh, come stavano bene quelle che guardavano il volto di Gesù. Ma ditemi, forse quelli furono fortunati e noi no? Io non lo dico. Io so che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E anche questa sera può essere realizzato come allora e meglio di allora. Gloria al Signore. E la pongo la differenza. Allora tanti lo toccavano e non ricevevano proprio nulla. Ma stasera ci può essere qualcuno che lo tocca e riceve. A differenza di quelli che lo toccavano non ricevevano niente. Perciò possiamo fare esperienza più di quanto ne hanno fatto allora. Gloria a Gesù. È reale. E gli disse: io sarò con voi in ogni tempo fino alla consumazione dei secoli. Ed eccoci qua un'altra volta. Oh, quando i miei occhi contemplarono l'ultima volta la sua visione, fu qualche cosa che non dimenticherò mai. Il cuore non resta mai lo stesso dietro l'esperienza. Lo spirito non resta mai lo stesso dietro l'esperienza. È una cosa che tutti sperimentano quando in contatto col Signore Gesù. E l'amore è come una dinamo, produce corrente. E in tanti posti dove corrono i fili, la luce può essere accesa. Gloria a Gesù, è molto più di questo. È una fonte di calore e tutto intorno emana calore e riscalda chiunque si avvicini. Questo è Gesù, il Nazareno, il figliolo di Dio. Alleluia. Pertanto, fratelli, non vogliamo scoraggiarsi in nessun caso. Ho detto tante volte che non vogliamo fare come gli atei che dicono di non credere in Dio, ma quando la terra viene scossa da terremoti cominciano a gridare: Signore misericordia. Fratelli, prima o poi anche gli atei dovranno piegarsi e chiedere pietà al nostro Dio. Questa sera quello che il Signore vuol dire a tutti noi è proprio questo. Perché vi preoccupate? Se io vi ho dato Cristo, se vi ho dato tutto con Lui, che cosa vi manca più? Perché le molte lamentele? E perché i disagi e gli sgomenti e le afflizioni? Se abbiamo Dio, se Dio è con noi, di chi temiamo, di che temiamo? Bisogno di ricrederci. Marciamo sulla via del Calvario. Gloria a Gesù. Fratelli, io mi fermo qui per dire: abbiamo bisogno di ricrederci e non condurre più la vita che abbiamo condotto. Vogliamo condurre la vita del fedele. Amen. La vita dei fedeli. Amen.
che non mettono mai in dubbio la sua parola. Metterla in dubbio significa metterla da parte. Noi qui vogliamo rendere omaggio di noi stessi a Dio interamente e glorificare il suo nome santo con tutta la nostra vita, con tutto il nostro potere. Vogliamo alzarci. Mio fratello. Signore, metti la tua mano sulla vita del mio fratello. Signore, guarisci le infermità spirituali sopra tutte le cose. Dai al popolo strono necessario a una vita sana. Una vita che non guarda né a destra né a sinistra, ma guarda Gesù come al capo e compitor di fede. Dacci sentita rassegnazione sulle tue vie, Signore, dove potremo riporre tutta la nostra fiducia nell'opera della tua mano miracolosa. Glorifichi da noi tutti, Padre, per amore del tuo nome. Nel nome di Gesù, Signore, facci crescere sani, forti, pieni di vita per la gloria del tuo regno. Grazie di tutto, Signore. Nel nome di Gesù, benedetti in eterno.